Buongiorno cari amici, sono Fiorella, nostra signora. Anche oggi il maestro Kempis ci porta nascoste verità, nonché, come sempre, assai imbarazzanti. Ascoltiamo il maestro Kempis. Sono Kempis, adorate creature. Noi oggi proseguiamo con il Vangelo secondo Matteo. Vi ricordate il passo? Là dove dice: Ehi tu, cosa fai lì da solo? Perché non sei con altri? Mi spiego. Era il passo 12 di Matteo, quando questa creatura era messa in silenzio. Era nel deserto, nel senso, era sola, per modo di dire, perché nessuno la vedeva, nessuno poteva riconoscerla e né tantomeno la capiva. Ma Dio, che tutto sa, la nascose per 3 anni e mezzo. Ora sapete perché lei non la si poteva vedere. Lei doveva fare ogni cosa da sola, senza l'aiuto di nessuno, fuorché di Dio. E vi assicuro, cari amici, che quando ciò succeda è un duro cammino, ignoto, inconsapevole, dubbioso, e chi più ne ha più ne metta. Allora uno dice: ma Dio non c'è per tutti, tutti, tutti? Sì, ma questo è tutto un altro discorso. Come sempre il Vangelo cita, le nuvole l'hanno nascosta. E c'è un altro passo che dice: la luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Dio era in mezzo a noi, ma avvolto in una nuvola, così che nessuno, e se dico nessuno, la potesse vedere. Ora però è pronta, e se dico che è pronta, è pronta per affrontare il mio e il vostro mondo. Ella ancora non sa quasi niente di ciò che avverrà nel mio e il vostro mondo. Ma ben presto, molto presto, ella saprà per filo e per segno ciò che l'aspetta e lo aspetterà. Ora come ora, gli possiamo soltanto dire che ella è pronta per se stessa, nel senso che ella sa che ormai nessuno, e se dico nessuno, la toccherà. Ma che? Sapete cosa dice sempre a se stessa? Sarà quel che sarà, e per Dio mi butto. Mi farò male? Ma lo farò. Mi butto in ogni dove. È così che pensi, vero Fio? Ora incominceremo a spiegarti cosa dovrà succederti. Tieniti forte e non fottere. Fottuto, ti abbiamo abbastanza. Vero Fio? Ogni giorno, da ormai 21 anni, hai sempre subito, 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 scossa e scossoni, ma mai inutili, ma di pur sempre scossoni si tratta. Dubbi, 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 e sempre soltanto dubbi
avevi nei nostri confronti. Ma mai e poi mai ti sei arresa. Hai sempre e da sempre sperato, sperato, sperato. Senza mai chiedere niente a nessuno, ti sei arrampicata spesso sui specchi e non sapevi mai, mai, mai cosa c'era di vero nelle nostre intenzioni. Non ti ho mai, mai, mai sentito inveire contro di noi. E né tantomeno mai, mai, mai hai avuto soltanto idea di abbandonarci. Nonostante ti avessi strappato ogni affetto più caro da te e nonostante il dolore a tratti fosse così feroce, non hai mai, mai, mai pensato: ora basta, ora mi arrendo. Forse non sono io colei che deve venire. E questo, nonostante tutti, tutti, tutti noi, continuavamo a ripeterlo. Non hai mai, mai, mai pensato ad una vita agiata. O forse a riconoscimenti vari. Ti sei sempre sentita una nullità? No, ma una persona assai, assai comune a tutti, ma proprio tutti voi. Eccolo il Gino, ha sognato che deve tornare, ma ancora non sa cosa trova. Non sa che trova Dio, sotto ogni punto di vista. Ma Dio non fa Dio. È pur sempre un grande, perché l'umiltà e la sapienza appartiene soltanto ai grandi della storia. Sapete cosa lei fa per sopravvivere? Conta, conta, conta. Non sa, eppure dovrebbe saperlo, che Dio ogni desiderio legge dai suoi occhi. Ma lei non si è mai accorta. E sapete il perché? È umile e grande nella sua sapienza, misericordia e amore. Per se stessa mai, ma per il prossimo sì. Detto ciò, possiamo procedere, altrimenti lei si innervosisce e ci abbandona per sbrigare le sue corse e o cose. Sì, sì, sì. Sapete come lei cammina? A corse, per poter arrivare ovunque lo vuole lei. Ok, ok, ok. Basta, basta, basta. Va bene, Nostra Signora. Procediamo. Sapete il perché Dio si sta scagliando contro il Vaticano? Oggi vogliamo proseguire nelle loro atrocità quotidiane. Vi assicuro, ci sono più figli ingenui che hanno per padre i preti e o prelati a Roma, e non solo, che non si possa nemmeno immaginare. Donnine compiacenti varcano ogni dì la soglia pontificia o pontificia. Per parlare con padri spirituali, che di spirituale conoscono soltanto le parti basse del corpo umano, mentre invece la spiritualità vera e o meno viene dall'alto, molto in alto. Se non proprio dal cielo, almeno, almeno, almeno fuoriesce dalla bocca.
E invece tutto fanno fuorché questo. Allora uno dice, senti Kempis, Alan, ma questo è risaputo, dai, dai cose nuove. Va bene, ma se io vi dicessi che non sono personcine per bene, sempre tra virgolette, no, autentiche prostitute varcano a flotta il quotidiano quartiere. Ecco perché ci fu un caso delle guardie svizzere che, infuriate contro i prelevati e non prelati, dottori della Chiesa, prelevati nel senso, si prelevavano da soli tutto ciò che a loro piaceva e si cibavano di porcherie varie. Ma un giorno la guardia svizzera annunciò ad un certo Marcinkus, no, ma Marciume dei cosiddetti cardinali vaticanensi, annunciò che se lo schifo non terminava erano disposti a rivelazioni all'interno della Chiesa, ovvero il Papa. Già, come se quel cornuto non fosse consapevole di ciò che in certi uffici e uffizi succedeva. Sapeva benissimo, ma anche lui doveva tacere, perché a sua volta anche questi sapevano certe cose del Papa. E allora, taci tu che taccio anch'io, se ne vedevano di tutti, ma proprio tutti coloro. Sapete perché furono uccise le guardie svizzere? Cose tra loro? No. Ordine del cardinale Ratzinger. Perché allora era lui il cardinale più vicino al Papa. E così facendo fu messo tutto, ma proprio tutto, a tacere. Ah, sapete perché hanno tenuto a lungo in vita l'ultimo Papa? Intanto, ostentando la sua malattia, attirando l'attenzione mondiale, di nascosto hanno potuto lavorare meno e o meglio, nel senso, tutto veniva regolato al meglio, secondo i gusti di certi cinici e o non assassini preti. Ma l'assassino o all'assassinio ci pensava lui, Ratzinger. Sì. Sei un assassino malefico, corvo della Chiesa di Roma. E ora taci, perché da quella brutta nonché frastornata lingua escono soltanto parole sante. Di santo non c'è neanche l'aria che respiri. Brutto e sporco ebreo. E se non la smetti di continuare a far tacere Nostra Signora, sappi che le armi del cielo si stanno preparando. Quando a lei saranno dati ogni potere possibile o non, non farti trovare che è meglio. Sparisci, corvo malefico. E non fingere mai più, perché ora sarai scoperto in ogni dove. E là, dove il tuo sarto personale ti ha confezionato su misura preziosi paramenti, già, proprio attraverso i paramenti si poteva parare una certa faccia di culo, là ti assicuro
che i tuoi paramenti non parano, ne impareranno mai più niente. Nudo di fronte a Dio sarai, perché ella ti farà una foto, o meglio, radiografia, a cielo aperto, così che tutto, ma proprio tutto il mondo, finalmente saprà chi sei tu. Assassino di anime innocenti, nonché puttaniere. Sì, non disdegni neanche tu carezze varie, e non certo di sorelline compiacenti, ma si sa, è risaputo, che preferisci uomini giovani. E poi, hai il coraggio di predicare che i gay sono un pericolo per la pace nel mondo. Ratzinger, hai mai conosciuto il detto come si sta si pensa? Lo sai anche tu, vero? Che se un giorno venisse alla luce ciò che fai o fate, avete finito di star bene. Vero, Josef? Già, siete proprio un pericolo per la vostra pace. Ha ragione in questo. Pervertito. Sì, sei un pervertito. Stronzo, stupido e anche frocio. Ecco, anche oggi ho trovato la forza, ovvero Nostra Signora ha trovato la forza di dirti fino in fondo chi sei tu. Sul cosa fate? Beh, lì la lista è lunga, e di sorprese ne abbiamo molte, in serbo per ognuno di voi che si mostra santo, ma che di santo nulla, ma proprio nulla ha. A proposito, Fiorella cara, sai cosa ho visto ieri sera? Hanno già manovrato anche l'altro sito. Ma a noi cosa importa? Niente. Questi due o tre coglioni, super esperti del Vaticano, che vengono pagati o remunerati con lauti guadagni, pensando bene, adesso gliela diamo noi a quell'imbecille. Ebbene, cari amici, per così dire, sappiate che con Dio mai più trionferete, a meno che non siete ben o molto ben intenzionati a pentirvi. Capito, Katia? Qui non passa nessuno, a meno che è seriamente pentito. E questo è quanto per oggi vi volevamo dire. Amen, no. Alleluia, sì. Ecco, amici, che dire? Non c'è niente da dire. C'è solo molto, ma sempre molto da riflettere. Grazie sempre per la vostra preziosa presenza. Ah, una cosa ci tengo a dire al signor Berlusconi. Grazie Silvio, perché so e vedo che stai facendo le mosse giuste. Grazie. Alla prossima.